Ciao a tutti ragazzi, video particolare, partiamo subito da Manchester. Sapete qual è la mia passione calcistica, sono qui per il derby di Manchester, ma oggi andremo a recensire i migliori pub di Manchester, per cui se passate di qua questa guida può tornarvi utile. Come potete vedere non è che sia così tanto bella sul piano architettonico, si confonde tanto il moderno al classico, al vittoriano. Però è una città che ha un'anima ben precisa, è stata una culla musicale importante per l'Inghilterra e per il mondo. Manchester, cerchiamo di vivere quella cultura inglese al 100%, città industriale, culla della musica, un mix di anime che si incontrano dove? Al pub. Quindi partiamo subito con i primi 5 pub più importanti di Manchester. Vediamo. Questo ragazzi è il primo pub che andremo a visitare, Crown e Kettle, 1736, data della costruzione. Siamo in pieno centro di Manchester, ha una storia particolare perché questo non era un pub, in realtà era un tribunale che serviva insomma a castigare gli ubriaconi molesti che giravano per la città, li raccoglievano qua, li chiudevano per una notte, insomma tenevano un po' la città al sicuro. Poi invece si è trasformato in quella che è la causa probabilmente dei problemi di strada. È un pub, tante birre locali, ha avuto un piccolo problemino nel 1990, un incendio doloso lo ha danneggiato, lo hanno ristrutturato, però diciamo che hanno cercato di tenere comunque sempre l'essenza, quel tipo di stile con cui è nato. Poi se vediamo qua in giro ragazzi è pieno di strutture moderne, ma lui rimane così. Sempre quella roba là, dentro ha subito un restyling, ma il soffitto, che vedrete, è rimasto quel che era, uno spettacolo. Andiamo qui. Qua si respira l'atmosfera del pub inglese al massimo. Adesso vediamo un po' il menù delle birre che usano da proporci e poi vi faremo sapere sugli assaggi e i prezzi. Ragazzi, il menù è questo qua. Si va dalle birre Cask to the Future, che devo capire ancora che cosa si tratti. Cask, Ale, le Lager, le birre locali, le birre ospitate di altri birrifici che iniziano con la Scienza nel Dorado e finiscono con la Triple Cream Milk Stout, poi le Cider. Comunque il costo si aggira dai 3,65 a pinta, ovviamente sterline, alle 6/7 sterline. L'assaggio vi dico che me ne faccio. Strafruttata, particolare buona. Questa roba qua fa impazzire secondo me tutte le ragazze che non amano particolarmente la birra, ma questo è poco promesso. Qua assaggiamo adesso l'Ascension Eldorado, una IPA New England. Altro bicchiere, proviamo. Questo è un sapore quasi di affumicato, un sapore di affumicato. Lo preferisco sicuramente a quella fruttata con sicuramente. Assaggia anche la tua, eh. Questa è un'altra, cos'è questa? La fatto. Vale Ale. 4 gradi, quindi una bianca tipo. Sembra un pelo agrumata, però non è male. Tra le tre la scienza un vince facile. Commento al volo a questo pub, bella musica,
bella musica, volume accettabile, si chiacchierava bene, birre neanche troppo care, particolari, molto particolari. Matt, tu che stai filmando? La mia era spettacolare. La mia com'era? Come squagliare una bustina di caramelle a Ribo dentro la birra e berla. Esattamente questo, però è un pub che merita anche per la storia. 1736, tribunale, ubriaconi molesti, qui dentro, poi è diventato un pub. Ragazzi, abbiamo beccato una sorta di rassegna di street food così qua e là. Adesso andiamo in un pub molto particolare. Però non male, eh. Potete vedere, quella è la cattedrale di Manchester. E qua c'è sto festival che è pazzesco. Street food totale, birre ovunque, cibo ovunque. Ma il nostro obiettivo è sempre quel pub, quel famoso pub. Questa è la parte frontale, guardate già quanta gente c'è. Questo è un pub che è veramente ricco di storia, che ha un suo perché. Guardiamo adesso la parte frontale. The Old Wellington. Adesso andiamo ad assaggiare qualche birretta, con la speranza di trovare anche un buco e di farci una breve panoramica lì dentro. The Old Wellington, uno dei pub più antichi della città, risale a 1500 e qualcosa. È un pub storico per un fatto importante. Sto andando io, ma prima di me chi c'è stato? Niente poco di meno che Carletto Marx ed Engels. Questo è il loro pub di fiducia. Ma la cosa interessante è che questo pub qui stava a circa 100 metri da qua, lo hanno sradicato e portato qua in un contesto prettamente vittoriano. Andiamo a scoprire questo pub, che le birre insomma non sono le più ricercate eccetera, sono un po' turistiche, però credo che il posto meriti una visita, perché la location secondo me vi lascerà senza parole. Chiarimento ragazzi, questo pub fu danneggiato da una Molotov nel 96, fu ricostruito nel 97 e poi spostato non di 100 ma ben di 300 metri. Adesso passiamo agli assaggi delle birre, vediamo un po' che cosa abbiamo preso, se ci piace o meno, degustazione, assaggi e poi vediamo un po' il conto, quanto è lievitato rispetto al The Crown and Kettle. Ragazzi, qua l'Old Wellington, il locale dove il buon Marx ed Engels spirracchiavano allegramente, e a pochi metri da qua c'è una libreria dove Marx ha iniziato a scrivere il manifesto del Partito Comunista, per cui insomma, Manchester è stato importante. Io ho scelto una ambrata, l'assaggio subito. Non siamo ai livelli del Crown, eh? Birra leggermente sgasata, forse anche tanto sgasata. Il sapore non è male, ma manca veramente l'anidride carbonica e la temperatura la trovo un po' calda. Ok, il metodo classico della pompetta, ma della spina così, ma ha qualcosa che non mi quadra sta birra. Conto quanto hai pagato, caro il mio videomaker. 25 sterline. Anche caro, direi che la fama che precede questo locale fa lievitare il costo, forse anche oltre misura. Devo essere molto sincero. Passateci una birra, aprite il posto, ha una storia, di sicuro non state qui tutta la sera a bere birra, c'è di meglio. Terzo pub, come vedete qua il clima cambia molto in fretta, pioggerellina, si abbassa la temperatura e andiamo a scaldarci qua. Al Birmoff Café, inaugurato nel 2013, come potete vedere in vetrate, non è il classico bar inglese con la classica atmosfera vittoriana, antica, però è un bar che è strafornito di birre ultime da tutto il mondo. Adesso andiamo a degustarne un paio e poi sorpresina. Adesso passiamo alla degustazione, vi diciamo un po' come dentro e vediamo un po' di tirarle sopra. Vediamo dentro.
impressioni? Molto, molto spinto. Moderno. Modernissimo. Adesso assaggiamo la birra, ma prime impressioni sicuramente un'altra cosa rispetto agli altri. E si sta bene, ci siamo sì, un po' accaldati. Fa calduccio. Sì, io ho preso una lager, che è questa qua. La numero 5, che si chiama Hell Degency. Tu invece cosa hai preso? Otis. Io ho preso una Arwin X e una IPA. Una IPA e una Paleale. Adesso passiamo agli assaggi e vediamo un po' come. Altra pinta, lager. È quello che mi mancava oggi. Perché ho bevuto un po' di IPA e un po' di... A me piace la lager, anche la sempliciotta, però è veramente di alto livello. Poi è fresca finalmente. Sto cercando la tua bella, che è una IPA. Sì. E non è fruttata, sa di fiori quasi. Di gusto del luppolo. Questa invece è la tua. Prima, seconda e terza. E vai! Però veramente viene di alto livello. Dando le somme, Bert, che è molto meglio questo rispetto al Wellington. Non c'è paragone. Per me il primo regge ancora, aveva birre particolari, secondo me ci sorprenderà l'ultimo, ragazzi, l'ultimo, però queste birre sono veramente buone, veramente molto molto buone. Costo totale dell'operazione, quanto hai pagato la mia? 7 sterline. 7 euro. Boh, rispetto allo Wellington neanche a paragone. Climaticamente sta anche meglio. Sì. Che dici? Assolutamente sì. Diciamo che quella birra è molto buona. Nel primo c'era anche il contesto attorno, che aveva il suo perché. Birra Mock Caffè, abbiamo assaggiato le patatine al tartufo nero. Commenti? Buonissimo. A me sono piaciute, bene. Però, aspetta, c'è questa chimicata che è clamorosa, ragazzi, ve la faccio vedere. Marca, come si chiama? Torres. Quindi sono spagnolo. Apoteosi. Ma cos'è che è? Ma dai! Sapete cosa sembrano queste patatine? Quel giallognolo che rimane attaccato al prosciutto con la masticata e dice... Che merda è! Bert mangia il giallognolo del prosciutto. Sì, è chiaro, è anche la lassa. Ma perché sei ricco, tu prendi il tartufo. Ma che cosa, il nero. Attenzione, abbiamo altre due cose qua. Vedi che lui le capisce. Non è roba che ho preso io, ovviamente. La birra analcolica, l'assaggio per capire un po'. Anche se Armanini ha detto che qualche birra, Giovanni, mio amico, che qualche birra senza alcol è il suo perché, voglio assaggiare quello. È dolciastra, no, è dolciastra, è come andare a bestemmiare in chiesa. No, fatto. Allora, Crown and Kettle, The Old Wellington, Birmoff Cafe. Provvisoria. Allora, livello birra, numero uno. Questa qua, chiaro. Birmoff. Secondo metto il primo che abbiamo fatto, il Crown and Kettle. E al terzo posto il Wellington. L'Old Wellington. Sì, ragazzi, ci fossero altri due birrifici inesistenti, li metterei bello dentro. Il posto, ma... Sì, il posto è bello perché Marx, Engels, bello, però la birra non di livello. Bella l'esperienza perché te la versano con la spina rispetto la tirano ogni pompatina. Qua la birra è molto buona, ho preso una lager buonissima. Se... Però... Devo dire la mia, devo valutare. Location e birra, il primo... Non è esatto, il primo ha quel qualcosa in più. Bella musica, il primo, anche qua non male.
stava bene, però ha quella storicità, quell'essere ex tribunale dove buttavano gli ubriaconi. Entri con le due porte stile saloon americano. Questo è nato nel 2013, che ha carattere perché sono birre veramente buone e c'è della buona musica e c'è un bell'ambiente. Però è il classico locale moderno che esula dall'essere pub. Sì, non è il classico pub all'inglese, che esatto. Dici vado su, vedo un certo tipo di architettura, bevo certe birre, ma sicuramente bevi molto bene, ma l'architettura è forse troppo moderna. Troppo moderna, ma l'abbiamo detto, Manchester è un casino, tra modernità e roba classica, roba vecchia. Comunque promosso. Promosso. Ora mi è venuta la nostalgia però del pub classico e quindi bisogna tornare un po' a quell'aria stantia di sedie che puzzano di birra invecchiata nelle mocchette, nelle camino. Cose, roba di camino acceso, vediamo se sarà acceso, il camino c'è, il clima direi che insomma spinge, esatto, è quello giusto, ci vediamo là, sorpresa. Quarto pub, ragazzi, Protection. Guardate dove è incastrato, è un locale completamente classico incastrato in mezzo alla modernità che è nata successivamente. Locale che dentro il caminetto, vediamo se è acceso. Però guardate le luci calde, dà l'idea veramente del pub classico. E dopo il Birmoff Café è quello che serviva. Entriamo dentro, assaggiamo una birra e poi insomma andiamo a dare questi giudizi su questo pub. Ci vediamo dentro. Abbiamo nell'immaginario del spazio. Il caminetto. Non male. E di queste salette ce ne sono veramente tante in questo locale. In particolare la figata, come ha detto il buon Riccardo, è che abbiamo trovato sempre il posto dove siamo andati, quindi no, tanta roba, veramente tanta roba. Adesso passiamo agli assaggi di birra, hanno le spine antiche, speriamo che non siano calde e sgasate come le altre, ma forse qua un pelino di più possiamo aspettarci, speriamo bene. L'atmosfera vera da parte inglese, è una lager inglese, non è l'Amstel. Amstel le sono tutti che vediamo un po' che cosa è. Wow! È una lager leggera, quella ci sta, dopo aver bevuto birre impegnative prima, ora serve un po' cercare di buttare in mezzo. Un messaggio che è quella del buon bear, di una buona IPA leggera, sono sui 4 gradi, strafruttata, beh, ti sa. Avrò toppato. Buono, questa è proprio peperina. Madonna, la tua è una stout, cioè è una birra scura, c'è la donna del morso come si può su un caffè d'oro, una roba tipo la mia, è molto buona. Ragazzi, sto pub merita veramente tanto. Siamo abituati alla puzza della tappezzeria di Bielsa, cioè qua veramente. Ringraziamo Ramanini. Ringraziamo il buon Ramanini che ce l'ha straprovato e sto pub è una figata, c'è un caminetto che non è acceso. È stato acceso, ragazzi, dove è stato in giro. E ovviamente non siamo andati a cena. Comunque, salute. Veramente tanta roba su quelle birre, chapeau. Questa è una delle più interessanti. Ragazzuoli, devo esserci l'ultimo pub, Cloudwater Brewery Tap Room, non ci siamo riusciti. Purtroppo era troppo il
tasso alcolemico, c'era la cena, abbiamo prolungato un po', insomma, il chiacchiericcio, è diventato tardi e quel pub ha chiuso. Sono rimasto troppo poco a Manchester, ma ci tornerò e tornerò anche al Cloudwater ed eventualmente vi porterò un altro vlog da là. Però devo dirvi che questi sono i 4 bar, pub all'inglese più belli che, insomma, abbiamo visitato di Manchester. Ho bevuto la birra dove ha bevuto Marx per una vita, ha fatto anche lì il manifesto, possiamo dirlo che quella birra lo ha aiutato, probabilmente lo ha ispirato. Però insomma, se andate a Manchester, questi sono i miei consigli: andate a bere qui, in questi posti. Il Birrmoth, tanta roba, Crown & Kettle, tanta roba, gli altri passateci perché ne vale la pena, ma più che altro per la storia, per le caratteristiche che hanno, altrimenti sono pub normalissimi. Aspetto le vostre opinioni nei commenti, ragazzi, prossimi video basati su cosa? Sul carnevale, quindi ci vediamo a breve, iscrivetevi al canale, mi raccomando, ciao belli e alla prossima.